Ancora lotta sul caso dell'introduzione della tassa di soggiorno che da giorni, altrettanti notti, va avanti a suon di emendamenti e contrasti con la maggioranza. Ma ad unire oggi centrodestra e Movimento 5 Stelle è il fatto accaduto nella notte tra il 14 e il 15 aprile. E al centro dell'accusa c'è il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Blasioli. Se da una parte ritiene che i nostri emendamenti siano di tipo ostruzionistico e quindi non ammissibili, ha tutte le possibilità date dal regolamento di dichiararli tali e quindi farli decadere. Se invece questo non è, allora vuol dire che questi emendamenti che sono stati accettati, su cui sono stati posti pareri da parte dei dirigenti, vuol dire che sono ammissibili e quindi non può fare delle interpretazioni appunto personali del regolamento e deve sottoporli a regolare votazione. Ora ci chiediamo se è vero che avete questa disponibilità di soldi in più, potreste usare direttamente questa per fare il bando, per deliberare appunto poi un nuovo piano marketing, fare il tavolo condiviso e poi soltanto alla fine, se davvero ci sarà bisogno di avere altri soldi, si introdurrà la tassa di soggiorno. L'intenzione ora è quella di coinvolgere il prefetto di Pescara per non creare un precedente che inficerebbe l'attività principale, quella della presentazione degli emendamenti. Vogliamo comunicare che noi andremo sicuramente al prefetto perché il presidente del Consiglio Comunale non, in questo momento non rappresenta tutto il Consiglio Comunale, ma probabilmente svolge un ruolo esclusivamente e assolutamente di parte. Si è eretto a difesa esclusivamente della delibera della maggioranza e non garantisce quelli che sono i diritti dell'opposizione, che sono sanciti dal regolamento consigliare che lui ha inteso caratterizzare come un regolamento proprio, perché lo ha utilizzato a sua immagine e somiglianza.